E adesso entriamo nella grotta di San Cleto. Siamo già nella chiesa. Se volete vedere questo prima, ecco, qui siamo proprio sotto la chiesa. Qui si vede una cisterna. Questa è una struttura dell'età imperiale romana, è una terma. E questa è una sauna, qui venivano i romani a fare la sauna. Posto della sauna, qui si vede un'altra cisterna. Proseguiamo. Una tomba. Una? Una tomba. Ah. Vedi, scendi di qua. Scendiamo e vediamo. Si vedono delle tombe di sepoltura, ce n'è una dietro che qui non si vede e un'altra qui avanti. Sono profonde circa 2 metri. Leggetevi qui. Queste sono pietre originali. Adesso andiamo giù, scendiamo, c'è una scala un po' ripida, gradini un po' alti.
scalinata. Scendiamo ancora. Qui c'è un salone con la volta a botte, un po' lungo. Con dei pilastri centrali per il sostegno. Proseguiamo. Ecco alla fine di questo locale. Queste sono colonne di pietra e tufo. C'era una quinta colonna che poi fu tolta per fare spazio. Allora, questo... Questo era stato di San Creto. Di San Creto, eccolo qui. Vediamo se avviciniamo. Eccolo qui, San Creto. E questa è tutta la grotta di San Creto. Non c'è altro, no? Cioè, di questa è la discesa, di cui salivano e scendevano i cristiani. Perché questa è la tradizione, vuole che si venissero i cristiani sotto la guida di San Creto. Allora, di qua scendevano e salivano i cristiani che venivano salvati, no? Adesso è chiusa. Una porta chiusa, però lasciata aperta alla sommità. Eccolo qui. E questo è un pozzetto relativo alla cisterna. Questo qui è un pozzo, poi fu usato come fonte battesimale. Questo. Un pozzo un po' stretto. Sì. Cioè facevano i battesimi con noi. Cosa facevano? I battesimi, battesimali. Con questo pozzo qui cosa faceva? Questo è un pozzetto relativo alla cisterna. Poi fu usato come fonte battesimale. Ah? Ok. Comunque, questa grotta di San Creto, uno dall'esterno la può immaginare piccola. Invece, proprio sotto la chiesa, è grande. Tutto questo ipogeo, questi scavi, sono grandi che bisogna vedere. Questa è una cisterna della metà del secondo secolo dopo Cristo. Ah. Non sono scavi. Questo è quello che avete visto di sopra, è che durante l'ultimo terremoto che avemmo, la chiesa subì delle crepe, fu chiusa al culto e ristrutturata, togliendo il pavimento e scavando è venuto fuori questo, quello di sopra.
che avete sì, perché visto. Si vede qui un'apertura. Ecco. E questo è il pozzetto che avete fatto. Il pozzetto che si vede di sopra, sì, 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 sì. Ok. Scarseggia la luminosità, comunque meglio che niente. Torniamo indietro. Ok, qui finisce. Questa è tutta la grotta di San Cleto. Guardiamo ancora San Cleto.